eccezionali colpi di obiettivo sull'incalzare delle vicende persiane. Teheran, lo Shah ha lasciato il paese. Il potere è nelle mani di Mossadegh e di Fatemi. I loro fautori festeggiano l'evento. Autoblinde cercano di mantenere l'ordine. La statua di Reza Pahlavi, padre dello Shah attuale, è stata abbattuta dal piedestallo. 4 giorni dopo, la casa di Mossadegh è stata rasa al suolo in qualche ora di battaglia. Mossadegh è scomparso, sarà arrestato in un sobborgo. La riscossa dei monarchici ha avuto inizio al mattino. Uffici e giornali sono stati assaliti da seguaci dello Shah che non hanno incontrato resistenze né dell'esercito né della polizia. Archivi e documenti sono distrutti. La restaurazione è prevalsa in tutta la Persia. Il colonnello Nasiri, arrestato da Mossadegh, mostra la sua nomina a generale. E Zahedi è sceso dai monti. Di là egli aveva mantenuto la continuità del governo legale col titolo di primo ministro conferitogli dallo Shah. Ora, in una conferenza stampa, ha esposto il suo programma di riforme. Teheran ha richiamato il sovrano. Ovunque i suoi ritratti, mentre nelle vie si preparano archi di trionfo. Ecco lo Shah a Ciampino. Storia a ritmo davvero cinematografico, questa d'un trono perduto e riconquistato in 70 ore. Il giovane Reza Pahlavi ha ricevuto la sera precedente qui a Roma il messaggio di Zahedi. Tornate, il popolo vuole mostrarvi i suoi sentimenti di fedeltà. Il sovrano ha risposto per telegrafo e alla radio dichiarandosi ansioso di ritrovarsi al più presto nella capitale. Un altro nostro operatore lo accompagnerà, unico cine inviato tra i giornalisti che lo Shah ha invitato al suo seguito. Un po' di cronaca minuta fra i fatti solenni. L'apparecchio viene da Amsterdam, è stato noleggiato per 7 milioni. Roma ha portato fortuna allo Shah. Prima tappa, Baghdad, dove Reza è accolto da Abdulillah, ex reggente dell'Iraq, ora erede del trono, e dal presidente del Senato. Di qui era passato esule, ora è riaccolto con onori sovrani. Pilotando il suo apparecchio personale, proseguirà per Teheran, dove il primo saluto della nazione gli sarà portato da Zahedi, che sta appunto dirigendosi all'aeroporto. Il sovrano scenderà in divisa da generale e subito si investirà dei problemi del governo. Annuncerà una politica di deciso progresso economico e democratico.